Sono Luca Carrello, sono iscritto al secondo anno del Master in Giornalismo dell'Università Yulm. La scelta di far parte di questo Master è nata nel 2020, durante il primo lockdown. Per me è stato un periodo di grande riflessione, un periodo molto profondo perché ho interrotto un po' quello che era il corso passato e ordinario della mia vita, ossia i miei studi giuridici, e mi sono fermato un attimo a riflettere su quello che avrei voluto che fosse il mio futuro e la mia vita professionale. Lì ho capito che il mio obiettivo era di diventare un giornalista, perché mi interessava molto capire, entrare dentro i meccanismi di informazione e di formazione stessa dell'opinione pubblica e poter dare anche un mio contributo in un periodo in cui le fake news, soprattutto quelle legate al Covid, erano molto diffuse, per fare chiarezza. Sono Giorgia Colucci e sono una studentessa del Master in Giornalismo Yulm. Ho scelto di iscrivermi a questo master perché ho già frequentato qui la triennale in comunicazione media e pubblicità e sia dal punto di vista umano che dal punto di vista formativo mi sono state offerte tantissime opportunità e sono stati 3 anni intensi e interessanti. La collaborazione con Acqua dell'Elba è stata una delle prime vere e proprie opportunità di sperimentare quanto appreso nei primi mesi del master sul campo. Mi sono trovata a dover scrivere 2 pezzi. Il primo è stato una recensione scritta a 4 mani con il mio collega e compagno Luca Carrello sul film di Paolo Virzì, Napoleone e me, un film ambientato all'Isola d'Elba che raccontava dell'esilio di Napoleone. La vera sfida è stata cercare di capire e analizzare come il regista, un maestro del cinema italiano, avesse scelto di raccontare e di vedere l'isola e di restituirlo con le nostre parole, le nostre impressioni e le nostre idee. Il secondo articolo, scritto anche questo a 4 mani con Rino Terracciano, invece, è stata un'intervista ai 4 cosiddetti bimbi della fiction TV, I delitti del Barlume. Sono 4 attori d'esperienza in quanto interpretano i 4 nonni che indagano nelle vicende della fiction sui delitti appunto commessi in un paese immaginario nell'Isola d'Elba, e anche questa è stata un'esperienza interessante perché appunto ha richiesto il fatto di confrontarsi con degli attori di teatro, degli attori con una carriera consolidata. Sono stati tutti quanti molto disponibili, sino ad invitarci addirittura ad andarli a trovare sul set dell'Isola d'Elba, opportunità che sicuramente cercherò di cogliere in futuro. Ho scelto di indagare il percorso che aveva effettuato in passato Napoleone, è stato in esilio sull'Isola d'Elba, il primo esilio, e già mi appassionava dal punto di vista storico, ecco, la tematica. E grazie al progetto ho avuto l'opportunità di intervistare Ernesto Ferrero, che è stato proprio uno scrittore che si è dedicato e attenzionato il periodo di Napoleone all'Isola d'Elba, ha vinto anche il premio Strega con la sua opera N, inquadrata e incentrata su quel periodo storico. E abbiamo avuto un'intervista telefonica molto lunga, è durata circa 1 ora, durante la quale abbiamo ripercorso sia la storia del napoleonica dell'Isola d'Elba, sia anche quella che è stata la sua vita professionale. Poi da lì ho iniziato a redigere l'intervista, ho scritto un pezzo con domande e risposte, ho fatto prima una breve introduzione sul Napoleone all'Isola d'Elba, anche introducendo il professor Ferrero, e poi da lì ho redatto il pezzo con domande e risposte. Poi dopo c'è stato il comitato scientifico della Yulm, hanno deciso i nomi delle persone che hanno vinto la borsa di studio, e per me è stato veramente, non solo dico una sorpresa, ma anche un piacere, perché ho visto il riconoscimento di mesi di duro lavoro. Questa borsa di studio mi ha permesso di capire che il sacrificio che una persona fa nella vita viene riconosciuta anche, ed è molto importante. Spero di poter avere altre esperienze simili, sia a livello professionale, appunto, sia a livello umano e di divertimento, come la collaborazione con Acqua dell'Elba. Per quanto riguarda il mio futuro, cercherò di cogliere appieno tutti gli insegnamenti dei mesi precedenti del master e dei mesi futuri per metterli in pratica nel giornalismo e cercare di fare la differenza in questo settore che è fondamentale per la formazione dell'opinione pubblica e per le informazioni che determinano la nostra visione della realtà.
Non posso, ecco, dire ancora di sentirmi un giornalista vero e proprio perché sono stato saggiato solamente dal punto di vista degli stage professionali, però anche grazie a delle collaborazioni esterne che ho ottenuto ho potuto notare che la mia formazione è adeguata già adesso, quando ancora mancano 6 mesi alla fine del master, ad affrontare il mondo del lavoro. E questo non è banale, non è neanche scontato, perché tanti master danno solo una preparazione teorica. Qui invece si inizia proprio a lavorare e alla fine del master sono certo che uscirò come un vero giornalista.